Ciao raga, intanto grazie di cuore Alice per aver rinnovato al 15° mese. Come state raga, tutto a posto? Madonna, troppo forte. Tanto ho messo questa canzone perché oggi ho ripreso a guardarmi l'Attacco dei Giganti. L'avevo lasciata la terza stagione. Funzionano. Bella la canzone di Death Note, appunto. Allora amici, stasera si gioca a Super Smash Bros. Perché si gioca a Super Smash Bros? Perché è da circa vari mercoledì a questa parte che stiamo portando Smash come gioco, però Smash della Wii, quindi momento nostalgia. Questo infatti è il terzo episodio, la terza volta che lo portiamo, la terza volta che continuiamo la storia, l'emissario del subspazio. È quello per Wii, ragazzi, non è nemmeno quello per Switch né altro. Se siete qua dalla prima live, quindi dal primo episodio, vi succhio il cazzo. Se altrimenti, se siete qua da solo questo episodio, comunque vi godrete molto la live. Allora, l'ultima volta, oddio, già il 25% del gioco. Mi sa che durerà molto poco questa piccola serie di video. Allora, l'ultimo che dobbiamo fare è The Cave. Vai. Non mi ricordo nemmeno cosa era successo l'ultima volta. Non ne ho veramente idea. Ah, invece mi ricordo, era arrivato Wario. Ok, era arrivato Wario, c'era stato un combattimento, se non sbaglio, tra Lucas e allenatore Pokémon contro Wario, se non sbaglio. Tanta roba come fight. E ora dobbiamo andare a raggiungere King Dedede insieme a chi? Allora, vi direi Kirby, ovviamente. Secondo Pit, terzo Link, quarto Yoshi, quinto non si può, se ne possono prendere solo 5, quindi vai. Ora è il mio scerrimo nemico, perché? Quanto si vede in HD allora? Cos'è successo alle grafiche del gioco? Anche le scorse live era così in HD il gioco. Ok, il tetto si abbassa. Hai risvegliato solo la materia. Provo scimmia. Che grande opera tecnologica. Ciao Andrea. No, ok. Hanno fatto i nemici che se gli salti sopra vanno a morire. Ciao Elia, grazie del rinnovo, grazie del 14° mese. Quindi qua è letteralmente come nemico i nemici di Super Mario. Ricordiamo il modo in cui... E allora... Voglio pestare quel guscio. Niente, non ci riuscirò mai. Sempre un piacere prendere il martello. Vai, distruggi tutto. Allora, mentre giochiamo, mentre facciamo questa parte, così magari droppo sto martello di merda, e volevo dirvi che venerdì mi trovate a Trapani, in Sicilia, perché c'è una fiera. Quindi se siete là, sono lì. Fine della prima cosa importante. Seconda cosa importante, non scende. Che ansia questa cosa. Kirby il mio Dom, esatto. Seconda cosa che vi dovevo dire è... Sto continuando a leggere Berserk, oggi ho letto un bel po'. E porca troia se bello! Porca troia se bello! Hai dimenticato di cambiare il personaggio... Oh cazzo, ho dimenticato, perdonatemi amici. Non avevo riflettuto su questa cosa. Niente Poldo TV di nuovo già, ragazzi, mi dispiace da morire. Giuro che la prossima settimana ancora non si salta. A posto. L'ho preso almeno il collezionabile. Vai, ora arrangiamo questo. Ah no, vero, questo è il salto. Seconda cosa, vi volevo dire che ho ripreso l'attacco dei giganti. E in particolare sulla situazione attacco dei giganti, madonna, brucio tutti. Sono alla terza stagione, l'avevo bloccato, non mi ricordo nemmeno il motivo. Devo abbassare un po' il volume perché mi sta per esplodere la testa. L'avevo fermato di vedere e non mi ricordo nemmeno il motivo. Devo essere sincero, quindi boh. Io ormai l'ho finita, eh sì, tutti mi dicono che è tipo fenomenale, eccetera, eccetera. Sì, è vero, mi sta piacendo particolarmente. Mi sta veramente, veramente piacendo. Magari non è il miglior anime degli ultimi 20 anni, però è un validissimo anime. Molto meglio della media di tutti quelli che ogni volta dicono: Madonna, che bello questo.
Tipo My Hero Academia secondo me è overrated as fuck. Weppoldo prepara i bagagli. E allora vado. Ah, qua non ci posso entrare. Venerdì mattina devo partire. Ho tutto domani per preparare i bagagli. Non ti preoccupare. E niente, pit di merda. Allora, amici, adesso vi devo porre un argomento molto importante. Ma secondo voi è vero che nella vita si possono fare solamente due scelte? O iniziare a giocare a LOL o crearsi un futuro? Ditemi voi. O almeno io la penso estremamente in questo modo. Aiaia. Io la penso estremamente in questo modo e volevo sapere un attimino la vostra. Madonna, ma sono sgravissimi! Ok, mi sono salvato. E cioè, puoi decidere solo una delle due cose. Le altre non sono valide. O vita sociale o League of Legends. Nemici? Ah, tu! Perfetto, ti devo solo lanciare via. Perfetto. Vero, io ho scelto LOL. Dio mio, raga. Ma come fai? Cioè, io non ce la faccio. Non ce la faccio. Spawn che fa lo youtuber e gioca a LOL, infatti, ha diversi problemi di attenzione nel lavoro, giusto? Determinati da questo gioco e niente. Ti devi girare dall'altro lato. Volevo dire, povero Leo, ma hai ragione. No, allora, ce n'è tanti di questi videogiochi un po' alla League of Legends. Uno di questi, secondo me, è anche World of Warcraft, eh. Per quanto sia un gioco che rispetto, e World of Warcraft pure è un altro di quelli impossibili creare una vita matrimoniale con la propria fidanzata e contemporaneamente giocare a League of Legends. No, Rust non è vero che è come League of Legends. Rust è peggio, ragazzi, Rust è peggio. Pink, pink. E niente, vabbè, per forza. Come ci si libera così? Non c'è un modo per uccidere. Ok. Vaffanculo. Non ce la fai. Non ce la fai. Non c'è un modo per ammazzare sti pezzi di merda. Rust essere tipo rifai tutto da capo. Allora, sì, è vero. Forse Rust è anche peggio di League of Legends. È anche peggio della Lega delle Leggende. Forse è anche peggio. Madonna! Un king. Devo stare vicino a questo bottone perché immagino che ogni tanto dovrò... Hello? Non lo so, secondo voi qual è... Madonna, oh, ma quanto... infatti mi ha ciollato malissimo. Secondo voi qual è il... uno dei videogiochi peggiori per quanto riguarda l'avere una vita sociale? Al di là di League of Legends e Warcraft che li abbiamo già nominati. Perché ci sono veramente dei titoli improponibili. Non mi venite a dire Genshin Impact, se no vi do un pugno in faccia a tutti quanti. E allora, ma mi devi far saltare? Non ci credo. Ma che Overwatch? Ma che Overwatch? Per niente, Clash Royale. Ragazzi, voi non avete proprio capito quello che intendo io. Via qua, pezzo di merda. Oh, ma... Ah, devo fare così. Fortnite, ma che Fortnite? Minecraft, no, voi proprio non avete capito il tema. Cioè, paragonare Minecraft e Genshin Impact a League of Legends mi sa che è un pochino sbagliato. Warframe. Non lo so, ragazzi, quelli mi sembrano più giochi molto casual. Piuttosto che di quei titoli in cui ti ammazzi le relazioni, ecco, mettiamola da questo. Tutti i simulatori esistenti, boh, tipo che ne so. Madonna, li ho presi tutti, sono un cazzo di king. Ho letteralmente detto. Li ho presi tutti quanti.
senza cadere sono morto stando fermo. Qual era l'argomento? Videogiochi e la cui e... chi è? Pokémon. Videogiochi competitivi il cui... niente, li ho persi. Videogiochi competitivi il cui giocare vi cancella ogni tipo di relazione sociale. Rust è... aia. Rust è uno di questi. Fammo cacchi da Murt. Rust è uno di questi. Infatti a me fa molta paura, però non riesco a smettere di giocarci. Geometry Dash, vabbè. Second Life. Minchia Second Life. Hub. Ok, 1v1 Bowser Mario. Quanto dark sto... oh no, è tornato Jups. Però è vero, Osu è allucinante. È proprio dark questo capitolo comunque della saga di Smash. Smash Ultimate e gli altri sono così dark. Ok, quindi lui ha perso la stella di King Dedede. E immagino che ora si scoprirà qualcosa di più sulla lore. Beh. Hai letto un messaggio di Jups? Sì, scusami. No, non lo faccio più. DDR, vero. No dai, DDR ci giocavo solo una volta a settimana. Destiny 2. Lo so per esperienza di altri. Ok, questa bomba sta per esplodere e disintegrare un castello che non ho capito di chi era in realtà, devo essere sincero. Ganondorf guarda. Master Hand. È una mano che indica Ganondorf. Ah, è il capo di Ganondorf. Quindi è un cattivone. La mano. Ok, salviamo. Quindi ora sappiamo che come tipo piramide dei cattivi c'è alla base Wario, King Dedede, maybe, anche se non sono troppo cattivi. Poi ci stanno Bowser. Poi ci sta anche... altri non me li ricordo. No, mi sa che siamo a posto. Waluigi, non so se c'è Waluigi. E poi al primo posto ci stanno Ganondorf e sopra Ganondorf ci sta Master Hand. Ok, ok. Ok, andiamo avanti con The Ruins. Intanto ditemi, gli altri capitoli di Smash sono così dark o no? Sono così dark o no? Sono più felici, Lucas o Pokémon Trainer? Pokémon Trainer. Abbastanza. Brawl è il più dark di tutti, eh. Questo, signor Pold, se le chiedo se questo gioco è GTA, lei deve farmi il favore di rispondermi a che diamine, signor Pold. No, questo non è GTA, bro. È Need for Speed. Ascensore. Sali, Ash! Scusami, rosso. Ok, ho sburato. Scusate. Ci sono Wii U e Nintendo 64 che sono senza lore, vero? Però erano fighi comunque quelli. Pack, pack, pack. Oh no, ci sono di nuovo quei fantasmi di merda. Sicuro becco qualcosa. Allora, quei fantasmi sono veramente odiosi. Per non parlare di questi cazzo di cosi di merda minuscoli. Come si apre qua? Scusi? Ah, c'è un bottone, ma prima non c'era il bottone! Vaffanculo, ragazzi. Ok. Quindi no, non ci sarà Poldo TV questo venerdì purtroppo, perché sono impegnato con una fierina. Però settimana prossima vi assicuro che ci sarà 100-100. Sì, ok, ho creato un'arma di distruzione di massa. Buttati. Ok, prendiamo questo. Perché ora ci dovremmo catturare qualcuno. Devo solo capire chi è lui, chi è... ok, dobbiamo catturare quello lì sotto. Non dobbiamo catturare quello là sotto perché mi sa che il...
Vaffanculo, bro, ecco, fatelo dire. E allora? Venerdì si legge il Re di Pandora, lo so amici, purtroppo per via di ulteriori esigenze. Tanto che figata sta mappa, non potrò farlo. No, questi no, questi no, questi no, mi stanno proprio sul cazzo. Guarda. Che culo! Mi ha sparato nella stratosfera? Non so che sta succedendo! Poddo, sei del latino? E sì, perché? DJ Falcon! Vabbè, ammazziamoli. Kirby? Ah no, non era Kirby? No, troppo forti, ragazzi. Sono imbattibili. Sono imbattibili. E il nigno biondo non può, non può batterli. Ma la tartaruga sì, a quanto pare. Non posso cadere in ogni punto. Perché il team di Smash è tutto in latino e ha un deep meaning, eh. Vaffanculo. Sei morto così veramente, te. Porca troia, capito? Gaming effettuato in modo errato. Bravissimi, ragazzi, avete proprio ragione. Minchia, un bazooka. Niente, niente bazooka. Anche perché il livello è a scorrimento, quindi devo sbrigarmi. Scusi, scusi, non so dove sono, non so dove sono, non so dove sono, sto morendo, sto morendo. Sono morto? Sono morto? Sono morto. Ma Giulia, passione cavalli, devo riprenderlo, raga. Devo capire un attimino come portarvi Giulia, passione cavalli. Allora, ho perso letteralmente 6 di vita. Sì, 6 vite perché erano 3 a testa. Tutte in un unico punto perché cadevo e perché non conoscevo la mappa. Non sono un ottimo gamer. Intanto meno sti ragazzini, per favore. Così gli faccio capire qual è il vero senso della COP. Vaffanculo, ragazzi! Vaffanculo! Oh! Porca troia. Dopo Pandora non lo so, ragazzi, perché vediamo come siamo con gli orari, perché devo vedermi Ant-Man con la mia ragazza. Alla fine ieri l'ho visto Avengers Age of Ultron ed è una figata allucinante, mi è piaciuto veramente tanto. E stasera abbiamo Ant-Man del 2015, se non sbaglio. Come si scende, scusatemi? Sono arrivato, perfetto. No, vabbè, il bambino elettrico. Aia. Ma cos'è quello? Un pezzo di carne con tanto di bordo bianco. Va bene. Poldo, funziona al contrario. Com'è possibile? Perché? Dimmi. Ma non si fa male. Devo entrare in quella porta! Ci sono entrato. Noi come già stiamo facendo un bere voce e siamo nello stesso film, eh? Capito? Pure voi siete in questa fase? Ubi reference, esatto. Oddio, non mi ricordo dove l'avevo sentito il bambino elettrico. Refulliamo se la vita. Ho dimenticato che lui non ha il doppio salto. Ti piacciono tutti i film che fan dell'MCU non sono piaciuti? Allora, Thor The Dark World è un bel film, a me ha divertito. Cioè, è figo. Sarà che sono un amante della mitologia norrena. Quindi gioco tipo in casa. Però a me è piaciuto da morire. Il grande biricco. Bulbasaur! Nice! Abbiamo trovato Bulbasaur, quindi ora possiamo utilizzare pure Bulbasaur.
Sword the Dark World è uno schifo. No, ma come uno schifo? A me è piaciuto troppo. Era molto molto racconto fantasy. Non era male. A me è Oddio, non è che mi sia piaciuto più degli altri, ecco. Però tutti lo mettono proprio alla fine. Invece, secondo me, Madonna, ma che cos'è questa mitraglietta? Ma perché è così sgravo Bulbasaur si chiama? Sì. Ma è sgravissimo. Sono morto? No, è cazzo fortissimo. Ma è troppo forte. Paul è un Ivisauro, scusami. È un Ivisaur, è ok, va bene. Ok, mi sa che starò qua. No, niente. In realtà è un Ivisaur, sì, avevo intuito. Madonna, DJ Fire, sei inutile come personaggio, non ti so usare, mi dispiace. Oh, invece lascia stare che qualcosa l'ho fatta. E il suo fondo mi piace, ma il piano di Ultron non ha senso. Sì, Ultron come cattivissimo è talmente intelligente da risultare stupido. Cos'è successo di preciso? Scusate, mi avevo zero di vita. Ciao, Sburtro. No, dai, l'avevo catturato. Vaffanculo, è morto per il... Vabbè. Il piano di Ultron, se vuoi te lo spiego. Vai, spiegami il piano di Ultron. Anzi, me lo spieghi venerdì. Boh, io me lo porto in giro. No, e vanisce e niente. Ti esplosa la bomba in mano. Ok, allora avevo intuito bene. Madonna, come l'ho croccato. Allora, devo capire come si fa a scendere di qua. C'è un modo per scendere le piattaforme, raga? Posso cambiare tra Bulbasaur... vabbè, ok. Hai mai guardato la pimpa? Per me è un bell'anime. No, purtroppo non è mai successo. Voglio Bulbasaur. Vai. Ah, vabbè. Due volte giù, se non sbaglio. Sì, era esattamente due volte giù. Però solo in quelle sottili, non in quelle spesse. E vaffanculo, ragazzi. Allora, violenti e maleducati. Vai. Qua è tutto da fare tipo di frettissima, beh. E vabbè, quanto salta in alto. Ok. Next. Anuana ineine. E vaffammocca a chi da murta. A te a chi la puttana in merda in mamma. Scusate, ragazzi. Però ste cazzo di palline di merda, mamma mia. Se ti incontro per strada ti sbatto la testa nel marciapiede. Sto scherzando. Ciao Marco, tutto a posto? Dai, è impossibile sta cosa. Ok, vai. Ok, va bene, non so cosa ho fatto, però l'ho fatto. Vita. Platforming davvero intenso. Madonna, che gaming, signori. Che gaming. E ho trovato Charmander, perfetto. Non c'è Charmander nel gioco, no. No, Poldai, mi hai fatto la cacca? Yes. Grazie della domanda. Sono rientrato nella porta. C'era Voltorb, mi sbaglio. Sì, era una sorta di Voltorb. Non so se era il Voltorb. Voltorb, oh mio Dio, quanto difficile. Voltorb. O qualcuno di molto simile. Ok, facciamo una cosa, permesso, scusatemi. Vorrei un attimino provare a passare. Mi fate passare, per favore, grazie.
Vabbè, e allora, scusa! Voglio camminare! È impossibile quando ti targettano 8-9 nemici, si sminchiano le beatbox. Le beatbox. Le hitbox e non riesci a camminare. Charizard! Che calcio che mi ha tirato. Devo prendere il ventaglio. Madonna, Lucas, se dici un'altra volta DJ Fire, ammazzo tuo padre. Ventaglio. Madonna, mi fa troppo ridere il ventaglio perché... Che sta succedendo? Cos'è successo? Scusa, quanta vita, perdonami. No. No, dai, 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 sali, e niente. Beh, l'ho toccato e l'ho buttato via. Ok, cazzo, ma il ventaglio è super efficace, altro che... Ma è sgravissimo, ma non lo sapevo. Ok, quindi Charizard l'abbiamo trasformato. Cioè, l'abbiamo catturato. E ora ho tre Pokémon, tecnicamente. Ho Bulbasaur, ho Ivysaur... No, ho, perdonatemi, ho Squirtle, ho Ivysaur e Charizard. Nice. Non so se ci sono altri Pokémon. Ok, quindi per ora nella linea di Lucas e di allenatore Pokémon, loro sono arrivati in questo mega frullatore che non si capisce cos'è. A che volume sei arrivato di Berserk? Sono arrivato al volume 5. Ti direi dove, ma non posso. The Wilds, vai! Chi è? Meta Knight? No? Ah, è un, mi sa un nemico? È un nemico, sì. Ha dei missili e sta per sparare appunto a Meta Knight, ad Ike e a Matt. Madonna, minchia, mi ricordo. Cazzo, però Meta Knight, cioè, ovviamente. Poi Ike e poi Matt, cioè. Meta Knight è troppo sgravo, è il personaggio più sgravo che esista. Da solo con la spara di Luca ti spari verso l'altro. Ah, non lo sapevo. Ok, iniziamo a spammare gli attacchi di Meta Knight che ti distruggono sessualmente. Madonna mia, sto cazzo di coso non riesco a hittarlo. Ma è inittabile, guarda! Ma guardati! Gazzebbo. Ok. Oh, vaffanculo, ci voleva tu zio pelato con la spada. E ora sei innocuo. E ora vaffammo. Minchia, il prossimo che becco gli spacco la faccia con questo. Scusi, devo scendere. La spada, viva il Molise. Sta andando molto male questa... Ah, ma non è Voltorb, si chiama Bitan. Ragazzi, mi fate una ricerca e capite da dove viene Bitan? Per favore, come nemico. E tu cosa sei, una motocicletta? Perdonami. Roder! Cazzo, ma Marte è sgravo questa spada. Lo accetto, grazie. Cosa c'è là sopra, eh? Un segreto, mi sa. Ah, ti avevo visto. Dal Bhutan, che non so cosa sia il Bhutan. Che giocata da gamer, eh? Che incredibile gamer. Ok, internet si è ripreso. Spero di non aver preso troppi frame. No! Ah.
Sono nemici di sto gioco e fine. Ah, quindi non sono un... cioè, non sono stati importati da altri videogiochi Nintendo. Mi sto sentendo stupido a non riuscire a superare sta parte. Sono proprio nemici di Smash e basta, ok. Oh, ho trovato il pallone! Vengono da qui, ok, viva il Molise. Tanto oggi ho trovato un video del tizio di Viva il Molise che si passa una birra tra una mano all'altra con una sorta di trick incredibile. Solo che sbaglia e rompe la birra e ci rimane molto male. Dalla sua espressione sembrava veramente che ci fosse rimasto molto male. Niente, oh. Niente! Ma come cazzo faccio a capire? Terraformaggio. Ingiocabile sta parte. Oh. La vera domanda è pollo uova. Che cosa sei tu, un Armank? Scusi. Io però non posso volare. Non so se ne è accorto, però... Non posso superarla. Non so se si è reso conto di questa cosa. Infatti posso morire nell'angolino perché non ti posso superare. Ora gioco con Meta Knight. Mo vedi come ti rompo il culo. A posto, con lui posso superarlo. Poi hai finito Alt F4, no? No, alla fine non l'ho superato. Non l'ho finito, stranamente. Quanta vita hai? Perdonami. A posto. No, alla fine non l'ho finito. È una pallina spaventata. E ho visto lì, cioè, però sono cattive queste persone. Non si può avere pietà per loro. Perché sennò formano uno stato indipendente autonomo come lo stato del Kosovo e potrebbe essere un problema sociopolitico. Io mi chiedo, ma se fai... Perché pubblichiamo stesso questi video? Non ho capito, Dennis, non ho capito la domanda. Non credo ci sia danno da caduta. Sti cazzo di bisonti de merda, guarda, non ci combatto nemmeno, me ne vado via. Invece sì, l'ho fatto incazzare e ora me ne vado. Tanto voi mi avete detto che se non sbaglio sti uccelli li potevo... Ok, se premo due volte uno dovrebbe scendere, però facciamo finta di no. Queste palle sono inschivabili. Meta Knight non scende. Vaffanculo, ragazzi, vaffanculo. Ma perché sono così grandi poi? Scusatemi. Sono tipo sub boss, esatto. Questi qua invece sono molto pericolosi. Ah, però li posso fare scoppiare. Vaffanculo, vabbè, mi sa che non si faceva così.
Collezionabile. Ah no, non è un collezionabile. Però mi serviva. Ok, qua dobbiamo capire attentamente che cazzo dobbiamo fare. Gaming. Andiamo a sinistra o in alto? Vaffanculo, e allora? Ok, mi sa che non si va in alto, si va in basso. Sennò più tardi domani, un bacio a sedere, ciao Seb. Ciao bello, ci vediamo quando puoi. Se sbaglio come danai prendendo giù più uno scompari. È vero. Wow. E per riscattare uno schiaffo in faccia? No, mi dispiace, soldato. Mi dispiace. Non è consentito. Pollo uova, Zaghi. Preferisco il pollo. Ciao, 2G man. Come stai, bello? Oddio, che mal di schiena. Cutscene, vai. Quindi questo fatidico nemico alla fine chi era? Un gormito. Meta Knight, Eichmart. È un gormito. Ok, devo capire un attimino i suoi attacchi. Ok, ci sono andato perfettamente sotto. Pensavo saltasse molto più in alto. Madonna, ma non puoi saltare. Una volta fai 600 metri, un'altra volta non fai un cazzo. Vieni qua, salta. No, niente, è impossibile questo qua. Se mi chiede... Ah! Gormiti, che miti. Più forti. Ho parato qualcosa, non so cosa. Appunto, appunto. Bacchetta magica. È imbattibile questo, ma come cazzo fai? Niente. Non mi fa nemmeno muovere. Ma come fai a battere un boss del genere? Ok. Non so nemmeno dove sono. Va bene, non posso spawnargli sotto il piede, scusa. Ok, facciamo che ora ci suicidiamo e via. Ok, posso usare questo. Ce l'ho. Non ce l'ho più. Madonna, che danno che gli fai. Il ventaglio! Il ventaglio! Posso ancora vincere! Fammi avvicinare, bastardo. Ok, il ventaglio non funziona contro di lui. Ciao. 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 Imbattibile questo, va bene. Va bene, ci ritentiamo, ci ritentiamo. Almeno ho capito come funziona, almeno ho capito come funziona. Suka, te l'ho parato il primo colpo.
Ui, ui, potevi farmi molto male, invece, invece. Il signorino Meta Knight. Hai fatto esplodere qualcosa che non ti conveniva far esplodere, broderino. Dai, ma non mi dai il tempo di volare in alto! Dio santo, stavo aspettando che andavi in avanti! Fucile, utilissimo, utilissimo. Ok, se gli facessi danno, magari. Ok, è scarico, perfetto. Però tecnicamente quando si scarica non conviene che mi dici direttamente guarda che è scarico, piuttosto che farmelo usare. Oh, vai, vai che diventa enorme. Ovviamente, ovviamente. Galleon può considerarsi una roboscimmia, non ho idea. Porca due, oh, ma vaffanculo. Ma proprio vattene a morire nell'autostrada, morto nello spiazzale di lato. Ma guarda! Ma sono appena spawnato! Ma questa cosa non ha senso! Cazzo, spawno, mi salti sopra! Che cazzo sono? Tuo padre, non sono il tuo schiavo! Non mi devi saltare sopra! Daddy! E vabbè, giustamente, ritorna dal cielo! Sono morto praticamente. Vabbè, un attacco nuovo, eh? Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Vengo a casa tua e che ne so, termino l'esistenza della vita di tuo padre? Dai, iniziamo, 19 di danno. Vai. Vai, Monfre, vai, Monfre. Boss di merda. Questo te lo paro. E ovviamente torni indietro. Cosa sei tu? Perché spunti sempre? Quanto danno gli fai? Non ho tempo materiale per attaccare... No, dai. Ovviamente gli spawni sotto i piedi. Sì, salta, 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 che dopo un po' ammazzo tuo padre. Dai, dai, riprenditi. Non stare stunnato mezza giornata. Grazie di cuore. Boh, spammo un attacco perché tanto ho capito che se provo a giocare d'astuzia. Questo mi serve, questo mi serve, questo mi serve! No! Il gaming di questa live è sceso a numeri incredibili, è verissimo, raga. Sto spammando un attacco e sto riuscendo a vincere, stranamente. Guarda, minchia, mo, l'ultimo danno. Porca troia, se me lo godo. Mamma mia, tuo padre! Tuo padre, quel bastardo di tuo padre! Ecco cos'è. Mo esplode, vero? No, ok. Che fastidio.
Ah, ma quindi eravamo praticamente dove c'era Wario. Bario. Bario. Ok. Aia. Che male al piede. Mi gratto il piede. A posto, piede grattato. Si salva. Back to map. The Rind Hall. Oddio. Che qua ci becchiamo Ganondorf. No, ci becchiamo. No, non mi dire che è lo stesso che ho appena battuto, eh. Lo sapevo io. Lo sapevo io. Però adesso lo devo battere con uno che con questo cazzo di ragazzino di merda che fa solo DJ Fire. Porca troia, allora devo ribattere di nuovo. No, che palle. Non ce la faccio più. Ti odio. Non mi devi più guardare. Proprio io penso che la tua misera esistenza sia futile per questo universo. Devi prendere l'item. Ah! Ovviamente stai stunnato, vai. Sono Charizard e sto per usare un fiore che brucerà il nemico. Vabbè, l'ho usato finché potevo. E vabbè, ho oltrepassato il muro, la mazza da baseball. Lucas. No! Zero di vita. Ovviamente spawni con attacco iniziato. Ok. Vaffanculo. 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 Che fastidio. Che fastidio da giocare così. Ok. Ah, autodistruzione. Cioè, bastava questo per spaccargli un braccio. Madonna mia. Uff, che male. Ah, che bella scena. Wario viene raccolto, cioè viene catturato dal buco e Meta Knight salva sia Luca che Rosso. Che bella scena. Che bella scena, ok. Ah, stage cleared. Vabbè, non c'erano nemmeno dei trofei qui e altro, quindi vai. Back to map. Abbiamo sempre The Wilds, ma l'abbiamo fatto prima. Un altro The Wilds, ok. Certo, il sistema di gestione della mappa è un casino, però. Ui, Pit. Kirby, Pit, Yoshi, Link. Mario proprio lo skippo malissimo perché non c'è un po' di merda in sto gioco. Un altro di questi livelli. Non so quanti ne ho fatti per ora. Kirby Martello è tipo fortissimo. Ok, così risucchio, vediamo se funziona. Vaffanculo. Buculus.
Dai. Vaffanculo Kirby. Vaffanculo Kirby. Quello con la storia più bella addirittura. Dove sono spawnato? Va bene. Che smash è? C'è il titolo della live, ragazzi. Ecco che smash è. Scusate, sono abbastanza tiltato, però è impossibile che per colpa dei comandi di merda cammini e cadi nel vuoto. Ok, così puoi mangiare qualcuno e fare sto verso orribile che fa Yoshi. Ah! Vaffanculo, morite tutti quanti voi e la vostra stirpe. Spada. Vaffanculo, Buculus. Toh, piede questa, pom. Venite qua, broderini, non ho paura di voi. A che è servita questa roba? Va bene. Ok, dai, cammina bene. Nemmeno Alt PF4 mi faceva sclerare così tanto. Ma ora c'ho la spada laser. Appena becco qualcuno gli distruggo la famiglia. Giusto. Giusto. Fammi attaccare, grazie. Quanta difficoltà a uccidere i nemici in aria. Ciao, grazie dei bit, Francesco. Vaffanculo, Shellpod. Anche Shellpod è un originale o anche lui viene da altri universi? Qualsiasi cosa faccio muoio in questo gioco. Vaffanculo a mamma da. Muori, pezzo di merda. Muori. No, ora mi sento in colpa perché è rimasto un pulcino. Classic gaming momento, esatto. Perché era un personaggio originale. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto?
Mannaggia, ti acchi la puttana in merda in mamma. Ma questo qua come si batte? Perdonatemi. Se muoio ammazzo qualcuno. Ciao Reed. Non si dicono le parole a mamma. Ciao Reed, come stai? Tutto bene? Grazie della sub. Hai ritornato il favore. No. Dio. Scusate per le orecchie di tutti quanti. Mi dispiace tantissimo. È che queste cose mi fanno proprio innervosire. Quando stai giocando a qualcosa e premi un tasto ed esplodi. Reed, grazie di cuore per il... Per il primo mese. Grazie di cuore. Devo riniziare da capo. Io ammazzo qualcuno. Io faccio stragi in nome della mia religione. Ah no, non devo riniziare da capo, fortemente. Mi spiega... Ora, se io premo questo tasto, tecnicamente tu devi attaccare, giusto? Ok, allora perché non attacchi? Comunque, grazie di cuore, Reed. Per chi non lo sapesse, raga, Reed è un fumettista incredibile, andatelo a seguire, fa anche stream su Twitch. E che ho conosciuto a Modica quando c'è stato il Modicomics, perché era mio compagno di stanza. E eravamo in B&B insieme e quando io tornavo in ritardo lui mi diceva... Non fare tardi, questa casa non è un albergo. Ah no, è un albergo. Haha! Ciao Reed, grazie ancora. Sì, va bene, facciamo che fra un po' ammazzo qualcuno. Ma dai, ma non puoi morire con 68 di vita! Maledetto Gesù scalzo nella valle coi chiodi. Yoshi, l'hai finito, ma allora... Yoshi ha il ferro, perfetto, è diventato il momento Calabria. Ok. Ok. Devo scappare, ci sono troppi Voltorb, aiuto! Fatemi uscire! Let me out, e allora? Ma non posso! Ovunque mi giro, va bene, ok, sono salvato. Oh oh, chi si è attaccato? Ma? I pugni ai robot. Ma perché è qua? Sì, lui infatti sta... No, si stanno sacrificando. No, ma si sono sacrificati! Anche se erano cattivi, perché? Kirby sul tappeto alla Dragon Ball. Ok, devo sapere di più di questa lore incredibile. Allora, save! Vai! Non è la vita la percentuale di danno subito. Appunto. Però con 68% volare via dalla mappa. The Swamp! La palude, qualcosa mi dice che qua ci sarà Shrek, e invece no, ci sono sia Diddy Kong che Fox. Fox, mi dispiace. Vabbè, solo Fox. Quanti ricordi stimo Poldo, grazie Gamer Steve. Quanto HD? Fa sempre male quella cutscene, porca troia, è tristissima. Ah ok, vero, con Fox potevo spammare sto cazzo di dash e diventare praticamente immortale. Ok, Fox è fighissimo come personaggio. Fox è una merda, oh, Cristo Dio, fategli un cazzo di attacco che lo fa andare in aria. Io non ce la faccio più, ragazzi, muoio il 90% delle volte perché cado dalla mappa. Diddy Kong non so perché esiste in questo gioco. Però non è una palude, è più una... Aprite! O sparo! Niente.
E tu dove sei apparso? Ovviamente, tu gli spari con un fucile, non gli fai niente. Lui ti tira una crocca, ti lancia all'altro lato della mappa. Va bene, facciamo un giusto. Ovviamente. Si vede che questo è un gioco Nintendo, non è sviluppato dalla, che ne so, Ubisoft. Che ansia, ste cazzo de marionette. Infatti io nemmeno le fighto. Vado, vado proprio via, vado proprio, ciao! Pararam. E no, ti devi decidere, ecco. A posto, io ho fatto un double kick in faccia veramente tremendo. Pensavo che quell'aria servisse a volare in alto, che non ti facesse cadere in basso. Che figata il modo in cui gira la pistola. Ah, puoi anche spammare, vedi. Guarda, croccato. Mamma mia. Ok, ho capito il discorso, grazie per la spiegazione. Mi dovevano mettere proprio Fox in questo livello che non sa saltare. Immagina fare una pacifist su sto gioco, ho capito. Per mezzo secondo ti potevi aggrappare, fra. Non avevo mai provato a premere A. Non sapevo facesse questo, nerd boss. Madonna, madonna, fra. Madonna, fra. Madonna, fra. Madonna, fra. Ci è mancato poco che la tua... che la tua vita terminasse in un brutto e orribile modo. Questi cosi magari non si rigenerassero. Però sti flow si rigenerano. Sono immortali. Sì, vabbè, mettiamo qualche altro nemico. Non lo so, non sto capendo niente. Vaffanculo. Col fiore, te rompo col fiore. Dopo questo ride, certo, raga, alle 10 appena finisce la nostra, il nostro consueto orario di stream. Dio! 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 A posto. Se salto immagino che vengo sparato nella stratosfera. Cioè, questa stanza è inutile. Ok, stavo per morire, mi sa, vero? Perfetto. Signor Reed, mi dica. L'ho interpellata, che ho detto? Ho sentito un mi dica e sono abbastanza confuso. Cioè, ho sentito, ho letto più che altro. Tanto, ragazzi, stasera siamo veramente pochi. Sarà che Smash non attira tanto. Ci sta, e poi il terzo episodio. Devi saltare là sopra! Ma guarda! Mi hai chiamato tre volte, ti ho chiamato tre volte. Sono pazzo. Sono pazzo. Sono pazzo, sono fottuto. Stasera sono in una condizione di stress psicologico pazzesco. Scusatemi, sto urlando più del dovuto. Io in realtà sono una persona molto calma. Però mi fa innervosire questa cosa che stai mezz'ora a saltare e non ti salta un cazzo di muretto, quando poi è una cazzo di volpe che ha una pistola e non riesce a saltare un muretto, capito? Scusate per tutti quelli con le cuffie.
peggio questo gioco o AltoPF4? Credo che AltoPF4 sia leggermente peggio. No! Dal nulla, Bowser di merda, oh. Se la va in giro con sta pistola a croccare le persone. Dal nulla. Nuovo personaggio? E devo aiutare Fox perché... Ok che era inutile Diddy Kong, però un po' mi dispiace. Nega Diddy Kong. Diddy Kong cattivo. Diddy Kong arrabbiatissimo. Chi è? È una navicella di Star Fox. Falcon! Oh mio Dio! Non sapevo ci fosse nel gioco. Io mega fan di Star Fox. Sia quello vecchio che anche il remake hanno fatto. Falco fighissimo. C'è anche Wolf nel gioco? Ora vediamo, ora vediamo. E scappavi ovviamente con la navicella del figlio. La scimmia si sveglia e fa... Ah! Dai, proviamo Falco, poi Fox e poi Diddy Kong, mi dispiace. Sì, c'è anche Wolf, dai, e non vedo l'ora di incontrarlo nella modalità storia. Ok, Diddy c'è ancora, ma allora un attimino fammi spawnare. Ma un attimo, cazzo di... Ma poi è gigante, perché è così grande? Cazzo, ma è fortissimo Falco. Madonna, ragazzi! Ma troppo sgravo! Un macaco gigante! Madonna, il ventaglio! Madonna, ti crocco! Madonna! Ma come fai a essere ancora vivo? Ma un pugno e sei morto probabilmente. No, l'ha preso lui il ventaglio. L'ha preso lui il ventaglio. Ma quanta vita deve avere per morire? Scusatemi. Madonna, personaggio inutile Diddy Kong di merda. Non ci credo. Cioè, vi spiegate questa cosa? C'era Falcon con un 1% di danni subiti. 1% di danni subiti. Mi ha guardato e sono volato via. No fucking senso. Va bene. Giochiamo al tuo cazzo di gioco di merda. Guarda, guarda. Madonna mia, se ti crocco. Lasciami stare, grazie. Spada laser. Dai, guarda, guarda che ho 6 di vita, non mi puoi uccidere. Alla spada laser anche lui. Ciao gambri. Vabbè. Vabbè. Se ti sputa in un occhio ti one shotta. Bravissimo. Devo fuggire, devo fuggire. Ok che è un boss, ma quanta percentuale di danni deve avere per... Macaco gigante di merda, guarda.
Oh, vaffanculo. Ancora in vita sei. Non muore. Non vuole morire. To, brucia. Macaco flambè. Vabbè, vabbè, vabbè. Madonna, 400 era. Madonna, era 400, era 400, raga, perché appena aspirati 400 è volato via come non so cosa. Porca troia, oh. Però Falco, rivelazione incredibile, è fighissimo come champ. E ovviamente Diddy Kong se lo porta, gli urla le sue cose da macaco e Falco dice nope. Come se lo porta? Falco, Fox e Diddy Kong, ovviamente. Perché cazzo, ma chi è che sceglie Diddy Kong piuttosto che Fox e Falco? Porca troia. Vai! Che colonna sonora carina, però. Ok, Falco mi piace da morire come champ. Va bene, Falco. A posto. Vorrei prendere questo collezionabile. Non è un collezionabile, perfetto. Attendo, ci sono gli Hammer, brother. Di che parli? Scusami, ma come devo fare? Ah, perfetto, dovevo fare così. Gli Hammer Bros sono quelli di prima con i martelli. Ah, sono quelle teste di cazzo fenomenali. Mi danno veramente fastidio. Gli Hammer Bros, ok, non lo sapevo. Che bello questo livello, è molto rilassante. È tipo un livello di Mario 3D World. Ovviamente. Scusatemi, io vorrei un attimino provare a passare qui. Ma guarda, non mi fa fare l'abilità. Madonna, se ti incontro per strada. Vaffanculo. È trovato per uno struzzo de merda, tra l'altro. A posto. To, via di sti colpi di pallottola e stai zitto. Ovviamente io continuo a finire sulle spine in qualsiasi modo possibile. Ripeto, in qualsiasi modo possibile io finisco sulle spine. L'occhio se tocca l'acqua è morto. Perfetto, buon a sapersi. Io se salto non riesco a sorpassare le cose. Buono a sapersi, sono tutte piccole informazioni che fra un poco mi faranno uscire pazzo. Oddio. Mamma mia. Podexp in love forever. Ma in tutti i modi ci finisco e mi prude pure il piede. Ho 200 di danno, ragazzi. Se mi tocca qualcuno sono defunto. Che ho detto? Che cosa ho detto? E l'ho... Ovviamente ci sono delle cazzo di piante rampicanti che escono da sotto l'acqua e ti colpiscono. Madonna, vi ammazzo tutti.
questo attacco che fa verso sopra Fox è veramente molto figo. Lo fanno sia lui che Falco. I Bullet Bill ormai sono telecomandati. Questa cosa è accurata. Questo non muore nemmeno con un colpo di pistola. Vaffanculo, guarda. Tararara. Aiuto. 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 Come faccio a capire dove sta per arrivare il nemico? Perdonami. Ci ho provato. Puoi usare gusci come armi. Sì, ho visto. Cioè, li puoi prendere in mano o direttamente farli scoppiare. Body slam, pugni, colpo di coda, via. Manco il collezionabile prendo. Cutscene. Ah, vero che Donkey Kong era stato preso. Porca troia. No, povero Diddy Kong. Cos'è quell'isola? Di chi era quella nave? Perdonatemi. The Research Family. Facility, che family? Ok. Ok, allora. È la nave di Falco, ok. Trenitalia, perfetto. Mi sembra l'isola di Wii Sport. Può essere anche. Allora, sono le 22. Noi le nostre due orette di Smash ce le siamo fatte. Per la prossima volta dobbiamo riservarci The Research Facility per l'episodio 4. Così vediamo un attimino che personaggio c'è. Mamma mia, signori. Che stanchezza. Non so perché oggi sono così stanco. Veramente senza alcun motivo. Non ne ho veramente idea. Allora, vi lancio da... Chi c'è in live? Vi lancio da Leo, dai. Raid Leonardo Bru. Ringrazio Twitch per non avermi lasciato... E vabbè, è ferma. Ragazzi, io vi ringrazio ancora per le sub di oggi. Vi ringrazio per aver seguito il terzo episodio di Smash. Non so se domani riesco a streamare fino a lunedì. Quindi c'è la enorme possibilità che fino a lunedì non ci saranno live per vari problemi che ho. Vi faccio sapere io eventualmente su Instagram che content portiamo domani. Vi informerò tempestivamente, giuro. Però per ora vi devo abbandonare. Grazie a tutti, ragazzi. Noi ci vediamo domani, come al solito alle 20:30. Breve ma intenso, buonanotte, mangio qualcosa prima di andare là. Ciao Rid. Grazie di cuore, tesoro, grazie di cuore. Noi ci vediamo domani, ragazzi, e grazie ancora di tutto. Buonanotte, amici.